Ma io ascolto sempre tanto. Allora, c'è un gruppo che mi ha fatto sentire mio fratello recentemente. E però si chiama Liu, è possibile? Liu. Vedi? Non mi ricordo se sto invertendo le lettere. Io credo che vengano dal nord. Ed è una band stranissima, eh. Cioè, vi dico solo che il primo pezzo, la prima frase cantata arriva dopo 2 minuti e mezzo. Contro ogni regola. Contro ogni regola. Vietato. Sì, vietato. Però mi piace proprio il sound. Poi c'è un gruppo che si chiama Mute Math, che ascoltavo quando stavo arrivando a Sanremo 2 anni fa. Cazzo, sono già passati 2 anni, sì. Andrea. Vabbè. E, mentre arrivavo 2 anni fa e mi hanno influenzato moltissimo per quello che sarà questo album che deve uscire, sulle sonorità della batteria, della ritmica. Ecco, questi a caldo sono i due gruppi che sto ascoltando in questo periodo, ma è più un ascolto legato al musicista che c'è in me, quindi alla parte tecnica delle cose, ecco. 2 anni fa hai fatto fatica a tornare a Sanremo? Rimetterti in gioco così? In tanti dicono, arrivati a un certo punto della carriera, ma Sanremo, no? Non, troppo rischioso, non mi voglio mettere in gioco. Beh, quando me lo hanno proposto, subito ti dico la verità, ho detto, sì, ma secondo te è meglio che lo faccia? Poi però la voglia mi invaso anche me, e comunque l'avrei fatto solo ed esclusivamente con quella canzone lì, non avrei accettato di farlo diversamente.